E determinante per raggiungere l'intesa con la Francia è stato il lavoro in questi anni del capo dello Stato Mattarella. E prima di ripartire per Macron c'è stata la visita in Vaticano da Papa Francesco. Nadia Zikoski. Nell'applauso e nei gesti del capo dello Stato c'è la soddisfazione di chi ha accompagnato un percorso non sempre in discesa nella ricerca di cooperazione tra i due paesi, recuperando il dialogo quando le posizioni si allontanavano, ricucendo gli strappi diplomatici, proponendosi come garante del rapporto di amicizia diretto con Macron. Un ruolo riconosciuto dal premier Draghi nel ringraziamento dedicato dal presidente francese nelle manifestazioni di sintonia ripetute, sottolineato dalla scelta del luogo il Quirinale cornice solenne per un accordo che è intergovernativo ma che ne porta il nome. Insieme rendiamo l'Europa più forte, il principio condiviso, fermato nelle immagini della cerimonia fra simboli e colori che si fondono nell'intesa politica di un trattato già definito storico. Prima di lasciare l'Italia, l'ultimo colloquio di Macron è con il Papa, si fa il punto sul clima dopo Glasgow. C'è uno scambio sulle prospettive dell'Unione a presidenza francese da gennaio. Si parla di Libano, Medio Oriente e Africa. Le mie esortazioni apostoliche. Ora la politica interna con l'economia che, dopo l'intesa raggiunta in maggioranza sul fisco, resta il tema del confronto.